Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Questo video è molto particolare. This is a very special video. It will be entirely in Italian and it will be a great listening practice for you. In this video we'll read a lot of different materials for you. You will hear many different voices and there will be different accents too. There will be short stories, poems, excerpts from famous novels and original content, all in Italian for you to listen to. If you'd also like to read and review the content of this video, the full transcript is available to our patrons on Patreon. And let's begin! Italian Listening Immersion. Il giorno seguente, Hercule Poirot entrò un po' in ritardo nel vagone ristorante dell'Orient-Express. Si era alzato presto, aveva fatto la prima colazione solo e aveva trascorso la mattinata a rileggere gli appunti che si riferivano all'affare per cui lo si chiamava in Inghilterra. Il signor Book, già seduto a uno dei tavolini, lo salutò gesticolando per richiamare la sua attenzione e quando Poirot lo raggiunse, lo invitò a sedersi a un posto libero di fronte a lui. L'investigatore si mise a tavola e si trovò così in una situazione privilegiata. Book era il primo a essere servito e a tutti e due sarebbero andate le parti migliori. Soltanto al formaggio, un delicato, squisito formaggio, Book trovò modo di occuparsi di altro che non fosse la colazione. Era in quello stato di soddisfazione fisica che sembra predisporre lo spirito alla filosofia. «Ah!» sospirò, «se almeno avessi la penna di Balzac, descriverei questa scena!» e con un gesto circolare accennò intorno. «È un'idea!» convenne Poirot. «Vero? Non credo che sia già stato fatto, e tuttavia c'è lo spunto di un romanzo qui. Persone di diverse classi sociali, diverse nazionalità e diversa condizione, che per 3 giorni, estranee fra loro, devono stare raggruppate insieme. Mangiare e dormire sotto lo stesso tetto, per così dire, senza potersi allontanare troppo l'una dall'altra, e dopo 3 giorni si separeranno, ognuno andrà per la sua strada e non si rivedranno più, probabilmente. Provi inoltre a pensare se accadesse un incidente, disse Poirot. Ah, no, amico mio. Certo, dal suo punto di vista non c'è da augurarsi una simile evenienza, ma proviamo per un attimo a pensarci. Per esempio, se tutta questa gente avesse in comune la morte. «Ancora un po' di vino?» domandò Book, e intanto che versava ne rovesciò un goccio di fuori. «Sta facendo dei discorsi morbosi, mon cher, forse è colpa della digestione». «Già, forse proprio così», disse Poirot. «Il fatto è che il cibo qui in Siria non è adatto al mio stomaco». Beve un sorso di vino, poi appoggiandosi allo schienale della sedia, diede un'occhiata intorno. C'erano altre 13 persone sedute ai diversi tavolini e, come il signor Book aveva detto, erano di diverse classi sociali e di diverse nazionalità. Poirot cominciò a studiarle una alla volta. Al tavolino di fronte c'erano 3 uomini, molto probabilmente viaggiatori isolati che il sicuro apprezzamento dei camerieri del vagone ristorante aveva riunito insieme. Uno di essi era un grosso abbronzato italiano che usava lo stuzzicadenti con evidente piacere. Di fronte a lui c'erano un inglese magro e asciutto, dal viso impassibile e leggermente atteggiato a disapprovazione, proprio del cameriere di razza, e un americano che aveva tutta l'aria di essere un commesso viaggiatore. L'americano e l'italiano chiacchieravano, il primo parlando a voce alta e nasale, l'altro gesticolando abbondantemente con lo stuzzicadenti. Lo sguardo di Poirot passò oltre. Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di 3 dita. Al buio, subito dopo l'Audi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi
Ci eravamo messi in viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole. Mentre i nostri muletti arrancavano per l'ultimo tornante della montagna, là dove il cammino principale si diramava a trivio, generando due sentieri laterali, il mio maestro si arrestò per qualche tempo, guardandosi intorno ai lati della strada, e sulla strada e sopra la strada, dove una serie di pini sempreverdi formava per un breve tratto un tetto naturale, canuto di neve. «Abbazia ricca!» disse. «All'abate piace apparire bene nelle pubbliche occasioni. Abituato com'ero a sentirlo fare le più singolari affermazioni, non lo interrogai, anche perché, dopo un altro tratto di strada, udimmo dei rumori e a una svolta apparve un agitato manipolo di monaci e di famiglie. Uno di essi, come ci vide, ci venne incontro con molta urbanità. «Benvenuto, signore», disse. «E non vi stupite se immagino chi siete, perché siamo stati avvertiti della vostra visita. Io sono Remigio da Varagine, il cellario del monastero, e se voi siete, come credo, frate Guglielmo da Bascavilla, l'abate dovrà esserne avvisato». «Tu», ordinò rivolto a uno del seguito, «risali ad avvertire che il nostro visitatore sta per entrare nella cinta». «Vi ringrazio, signor cellario», rispose cordialmente il mio maestro, «e tanto più apprezzo la vostra cortesia, in quanto per salutarmi avete interrotto l'inseguimento. Ma non temete, il cavallo è passato di qua e si è diretto verso il sentiero di destra. Non potrà andare molto lontano, perché, arrivato al deposito dello strame, dovrà fermarsi. È troppo intelligente per buttarsi lungo il terreno scosceso». «Quando l'avete visto?» domandò il cellario. «Non l'abbiamo visto affatto, non è vero, Azzo?» disse Guglielmo, volgendosi verso di me con aria divertita. «Ma se cercate Brunello, l'animale non può che essere là dove io ho detto». Il cellario esitò, guardò Guglielmo, poi il sentiero e infine domandò: «Brunello, come sapete?» «Su via», disse Guglielmo, «è evidente che state cercando Brunello, il cavallo preferito dall'abate, il miglior galoppatore della vostra scuderia. Nero di pelo, alto 5 piedi, dalla coda sontuosa, dallo zoccolo piccolo e rotondo, ma dal galoppo assai regolare. Capo minuto, orecchie sottili, ma occhi grandi. È andato a destra, vi dico, e affrettatevi in ogni caso». Il cellario ebbe un momento di esitazione, poi fece un segno ai suoi e si gettò giù per il sentiero di destra, mentre i nostri muli riprendevano a salire. Mentre stavo per interrogare Guglielmo, perché ero morso dalla curiosità, egli mi fece cenno di attendere. E infatti, pochi minuti dopo, udimmo grida di giubilo e alla svolta del sentiero riapparvero monaci e famigli riportando il cavallo per il morso. Ci passarono di fianco, continuando a guardarci alquanto sbalorditi, e ci precedettero verso l'abbazia. Credo anche che Guglielmo rallentasse il passo alla sua cavalcatura per permettere loro di raccontare quanto era accaduto. Infatti, avevo avuto modo di accorgermi che il mio maestro, in tutto e per tutto uomo di altissima virtù, indulgeva il vizio della vanità quando si trattava di dar prova del suo acume. E, avendone già apprezzato le doti di sottile diplomatico, capii che voleva arrivare alla meta preceduto da una solida fama di uomo sapiente. «E ora ditemi», alla fine non seppi trattenermi, «come avete fatto a sapere?» «Mio buon Azzo», disse il maestro, «è tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo ci parla come un grande libro». A Gavirate, una volta, c'era una donnina che passava le giornate a contare gli starnuti della gente. Poi riferiva alle amiche i risultati dei suoi calcoli e tutte insieme ci facevano sopra grandi chiacchiere. «Il farmacista ne ha fatti 7», raccontava la donnina. «Possibile! Giuro, mi cascasse il naso se non dico la verità. Li ha fatti 5 minuti prima di mezzogiorno». Chiacchieravano, chiacchieravano,
e in conclusione dicevano che il farmacista metteva l'acqua nell'olio di ricino. «Il parroco ne ha fatti 14», raccontava la donnina, rossa per l'emozione. «Non ti sarai sbagliata?» «Mi cascasse il naso se ne ha fatto uno di meno. Ma dove andremo a finire?» Chiacchieravano, e in conclusione dicevano che il parroco metteva troppo olio nell'insalata. Una volta la donnina e le sue amiche si misero tutte insieme, ed erano più di 7, sotto le finestre del signor Delio a spiare. Ma il signor Delio non starnutiva per nulla, perché non fiutava tabacco e non aveva il raffreddore. «Neanche uno starnuto», disse la donnina. «Qui gatta ci cova!» «Sicuro!» dissero le sue amiche. Il signor Delio le sentì, mise una bella manciata di pepe nello spruzzatore del moschicida e, senza farsi scorgere, lo soffiò addosso a quelle pettegole che se ne stavano rimpiattate sotto il davanzale. «Ecci!» fece la donnina. «Ecci! Ecci!» fecero le sue amiche. E giù tutte insieme a fare uno starnuto dopo l'altro. «Ne ho fatti di più io!» disse la donnina. «Di più noi!» dissero le sue amiche. Si presero per i capelli, se le diedero per diritto e per traverso, si strapparono i vestiti e persero un dente ciascuna. Dopo quella volta la donnina non parlò più con le sue amiche. Comprò un libretto e una matita e andava in giro tutta sola soletta. E per ogni starnuto che sentiva faceva una crocetta. Quando morì trovarono quel libretto pieno di croci e dicevano: «Guardate, deve aver segnato tutte le sue buone azioni. Ma quante ne ha fatte! Se non va in paradiso lei, non ci va proprio nessuno». Fin da bambina lasciavo agli altri il presente e volavo altrove. I miei giochi mi assorbivano completamente. Molto presto ho imparato a leggere e allora erano i libri a portare i miei pensieri in alto, in altri luoghi, in altre storie. Lì, dove nessuno mi poteva raggiungere, planavo in mondi diversi, in avventure nuove. Ero un'altra. Di volta in volta, una principessa che trovava il suo principe orientale, una prigioniera che fuggiva e salvava altre recluse come lei, l'eroina che riusciva a cavarsela dalle situazioni più improbabili. Il tempo perdeva la sua dimensione e lo spazio si dilatava. A riportarmi alla realtà arrivava puntuale una voce adulta. «Luisa, dove sei finita?» Ecco, la solita con la testa nelle nuvole. Tornavo con un piede a terra, mentre l'altro rimaneva impigliato nelle storie appena incontrate. Che gioia il giorno in cui ci siamo trasferiti dalla città in campagna. Mi riscalda ancora il cuore quel ricordo. Lì, accanto alla lettura, ho incontrato nuovi modi per liberare i miei pensieri e dare ali ai miei sogni. Ora il cielo non era più imprigionato tra i palazzi e lo vedevo per intero. Così mi incantavo guardare le scie che lasciavano gli aerei. Da prima linee nette, come segni di gessetto sull'azzurro. Poi, più sfumate, si allargavano soffici sciarpe di lana che presto il vento portava via. A volte, intrecciate, formavano disegni misteriosi. Immaginavo fossero sentieri di neve che desideravo calpestare per tuffarmi nelle nuvole. Le nuvole, ogni volta così diverse, sempre in movimento. Bello interpretarne i disegni e immaginare i messaggi che mi inviavano. Che voglia di salire su un aereo, di osservare il mondo dall'alto, di vedere le nubi da vicino. Nonostante lo studio, gli amici, i mille interessi, le giornate piene ed appaganti, il mio naso era spesso in aria. Mi estraniavo per tornare nella realtà piena di entusiasmo e di idee nuove. Vivevo con la voglia di mordere appieno la vita e di coglierne tutti gli aspetti. La mia vitalità reclamava nuovi orizzonti e il mio sogno restava quello di volare via. «20 settembre, mercoledì, 1870, entrata delle truppe italiane in Roma.
1897, nascita di Giannino. Ecco fatto. Ho voluto ricopiare qui, in questo mio giornalino, il foglietto del calendario di oggi, che segna l'entrata delle truppe italiane in Roma e che è anche il giorno che son nato io, come ci ho scritto sotto, perché gli amici che vengono in casa si ricordino di farmi il regalo. Ecco intanto la nota dei regali avuti finora. Primo, una bella pistola da tirare al bersaglio che mi ha dato il babbo. Secondo, un vestito a quadrettini che mi ha dato mia sorella Ada, ma di questo non me ne importa nulla perché non è un balocco. Terzo, una stupenda canna da pescare con la lenza e tutto l'occorrente e che si smonta e diventa un bastone che mi ha dato mia sorella Virginia. E questo è il regalo che mi ci voleva perché io vado matto per la pesca. Quarto, un astuccio con tutto l'occorrente per scrivere e con un magnifico lapis rosso e blu regalatomi da mia sorella Luisa. Quinto, questo giornalino che mi ha regalato la mamma e che è il migliore di tutti. Ah sì, la mia buona mamma me ne ha fatto uno proprio bello dandomi questo giornalino perché ci scrive i miei pensieri e quello che mi succede. Che bel libro, con la rilegatura di tela verde e tutte le pagine bianche che non so davvero come farò a riempire. Ed era tanto che mi struggevo di avere un giornalino mio, dove scriverci le mie memorie, come quello che hanno le mie sorelle Ada, Luisa e Virginia, che tutte le sere prima d'andare a letto, coi capelli sulle spalle e mezze spogliate, stanno a scrivere delle ore intere. Non so davvero dove trovino tante cose da scrivere quelle ragazze. Io invece non so più che cosa dire. E allora come farò a riempire tutte le tue pagine bianche, mio caro giornalino? Mi aiuterò con la mia facilità di disegnare e farò qui il mio ritratto come sono ora all'età di 9 anni finiti. Però in un giornalino bello come questo bisognerebbe metterci dei pensieri, delle riflessioni. Mi viene un'idea. Se ricopiassi qui un po' del giornalino di Ada, che giusto è fuori insieme alla mamma a far delle visite? Ecco qui. Sono andato su in camera di Ada, ho aperto la cassetta della sua scrivania, le ho preso il suo giornale di memorie e ora posso copiare in pace. Oh, se quel vecchiaccio del capitani non tornasse più, ed invece è venuto anche stasera. È impossibile, non mi piace, non mi piace e non mi piacerà mai, mai, mai. La mamma ha detto che è molto ricco e che se mi chiedesse in moglie dovrei sposarlo. Non è una crudeltà questa? Povero cuore mio, perché ti mettono a tali torture? Egli ha certe mani grandi e rosse e col babbo non sa parlare d'altro che di vino e di olio, di campi, di contadini e di bestie. E se lo avessi veduto, almeno una volta vestito a modo. Oh, se questa storia finisse, se non tornasse più, mi metterei l'anima in pace. Iersera, mentre l'accompagnavo all'uscio ed eravamo soli nella stanza d'ingresso, voleva baciarmi la mano, ma io fui pronta a scappare e rimase con un palmo di naso. Ah no, io amo il mio caro Alberto De Renzis. Che peccato che Alberto non sia altro che un misero impiegatuccio. Mi fa continuamente delle scenate e io non ne posso più. Che delusione la vita. Mi sento proprio infelice. E ora basta, perché ho empito 2 pagine. Ti riapro prima di andare a letto, giornalino mio, perché stasera mi è successo un affare serio. Verso le 8, come al solito, è venuto il signor Adolfo Capitani. È un coso vecchio, brutto, grosso, grosso e rosso. Le mie sorelle hanno proprio ragione di canzonarlo. Dunque, io ero in salotto, col mio giornalino in mano. Quando ad un tratto lui mi dice con quella sua vociaccia di gatto scorticato: «Cosa legge di bello il nostro Giannino?» Io naturalmente gli ho dato subito il mio libro di memorie ed egli si è messo a leggerlo forte davanti a tutti.
Da principio la mamma e le mie sorelle ridevano come matte, ma appena ho incominciato a leggere il pezzo che ho copiato dal giornalino di Ada, questa si è messa a urlare e faceva di tutto per strapparglielo di mano, ma lui, duro, ha voluto arrivare fino in fondo e poi, serio serio, mi ha detto: «Perché hai scritto tutte queste sciocchezze?» Io gli ho risposto che non potevano essere sciocchezze, perché le aveva scritte nel suo libro di memorie Ada, che è la mia sorella maggiore, e perciò ha più giudizio di me e sa quello che dice. Appena detto questo, il signor Capitani si è alzato, serio serio, ha preso il cappello e se n'è andato via senza salutare nessuno. Bella educazione! E allora la mamma, invece di pigliarsela con lui, se l'è presa con me, gridando e minacciando, e quella stupida di Ada si è messa a piangere come una fontana. Andate a far del bene alle sorelle maggiori. Basta, sarà meglio andare a letto, ma intanto son contento, perché ho potuto empire 3 pagine zeppe del mio caro giornalino. Al mattino, quando mi svegliavo, le persiane della mia camera erano luminose e il sole nascente le rigava d'oro. L'aria mattutina era colma dell'odore del carbone di legna acceso in cucina, colma del frenetico canto dei galli, del lontano abbaiare dei cani e del tremulo, malinconico scampanio delle greggi che i pastori portavano al pascolo. Facevamo colazione in giardino sotto i piccoli mandarini. Il cielo era limpido e luminoso, non ancora di quell'azzurro violento del mezzogiorno, ma di un chiaro latteo color opale. I fiori erano insonnoliti, le rose sgualcite dalla rugiada, le calendule ancora del tutto chiuse. La colazione nell'insieme era un pasto che si svolgeva con comodo e in silenzio, perché a quell'ora nessuno di noi era molto loquace. Verso la fine del pasto si facevano sentire i benefici effetti del caffè, del pane tostato e delle uova, e noi cominciavamo a rivivere, a dirci quello che ci proponevamo di fare, perché pensavamo di farlo, e poi a discutere impetuosamente se quelle varie decisioni fossero sagge. Io non partecipavo mai a quelle discussioni, perché sapevo benissimo quello che mi proponevo di fare ed ero impegnato a finir di mangiare il più presto possibile. «Non puoi proprio fare a meno di ingozzarti a quel modo», diceva Larry con voce esasperata, stuzzicandosi delicatamente i denti con un fiammifero. «Mangia più piano, caro», mormorava mamma. «Non c'è fretta». «Non c'è fretta. Con Roger che mi aspettava al cancello, forma nera e vigile, osservandomi con bruni occhi impazienti. Non c'era fretta con le prime cicale sonnacchiose che cominciavano a sviolinare come per prova tra gli olivi. Non c'era fretta con l'isola ancora fresca di mattino, vivida come una stella che aspettava di essere esplorata. Ma non potevo certo pretendere che gli altri condividessero il mio punto di vista. Così mangiavo più lentamente, finché non mi accorgevo che non badavano più a me, e allora tornavo subito a riempirmi la bocca. Non appena finito, alla buon'ora, scivolavo via dal tavolo e mi incamminavo lentamente verso il cancello, dove Roger, acquattato, mi fissava con aria interrogativa. Attraverso il cancello di ferro battuto guardavamo insieme gli uliveti che si stendevano dall'altra parte. Io allora dicevo a Roger che forse quel giorno non valeva la pena di uscire. Lui agitava la coda mozza in frenetica protesta e mi toccava la mano col muso. «No», dicevo io, «non dovevamo andare a spasso quel giorno». Pareva che stesse per piovere, e fissavo con espressione ansiosa il cielo limpido e lustro. Roger, con le orecchie dritte, fissava il cielo anche lui, poi mi guardava implorante. «E in ogni caso», continuavo io, «anche se per il momento sembrava che non dovesse piovere, era quasi certo che sarebbe piovuto più tardi, e quindi era molto meglio restare in giardino a leggere un libro». Roger, disperato,
Posava una grossa zampa bruna sul cancello e poi mi guardava, alzando un angolo del labbro superiore e mostrando i denti bianchi in un sorriso sbilenco e accattivante, mentre la sua coda si trasformava in un vortice di eccitazione. Questo era il suo asso nella manica, perché sapeva che non riuscivo mai a resistere a quel suo comico sorriso. Sicché smettevo di stuzzicarlo. Andavo a prendere le mie scatole di fiammiferi e il mio acchiappafarfalle. Il cancello si apriva cigolando e si richiudeva con un tonfo, e Roger si avventava negli uliveti rapido come l'ombra di una nuvola, salutando con cupi latrati il nuovo giorno. So, did you make it to the end? Did you enjoy this content? Leave us a comment and of course subscribe to this channel if you haven't yet. There's a lot more coming up. In the meantime, check our other listening practice videos. Iscrivetevi a questo canale e non mancate la prossima puntata.